All'ottavo mese di gravidanza scopre di essere affetta da una rara cardiopatia ereditaria, a rischio di condurre a morte improvvisa, ma grazie a un defibrillatore indossabile, un giubbottino salvavita da tenere 24 ore su 24, riesce a portare a termine la gravidanza senza problemi. La diagnosi immediata e il tempestivo intervento degli specialisti del Policlinico di Bari hanno salvato la vita a una donna di 30 anni e al suo piccolo. Un team multidisciplinare ha eseguito dapprima il trattamento cardiaco per proteggere la mamma, permettendole di portare avanti la gravidanza in totale sicurezza. Successivamente è stato effettuato il parto cesareo. La donna, a seguito di accertamenti fatti durante la gravidanza, aveva ricevuto la diagnosi di una rara sindrome cardiaca che predispone a cardiopalmo, sincope e morte improvvisa a causa dell'insorgenza di aritmie maligne, come la tachicardia ventricolare e la torsione di punta. Dopo i primi accertamenti è stata subito presa in carico dagli ambulatori di alta specializzazione di gravidanze a rischio e di cardiomiopatie. Il dispositivo è un vero e proprio defibrillatore che, anziché essere impiantato, visto che al momento la condizione della paziente lo impediva, è indossato dal paziente, è come se fosse un corpetto, un giubbottino, che è in grado di rilevare eventuali aritmie che possono essere pericolose per la vita, cioè che possono dare morte cardiaca improvvisa se non interrotte immediatamente, e una volta rilevata l'aritmia eroga uno shock, una scarica, che serve appunto ad interrompere e a salvare la vita del paziente.